curioso e benvenuti ragazzi su Apex Legends. E siamo in un terzo video guida tutorial dove vi andrò a spiegare cos'è e come si fa il bunny hop. Ai tempi, già quando era uscito su Fortnite, l'avevo spiegato, ho già fatto un video tutorial. Ora che è uscito a Apex Legends e si può fare anche qui, vi andrò a spiegare come farlo. Prima di tutto ragazzi, bisogna andare in addestramento, quindi andate qua, cliccate addestramento, mettete pronto e vi catapulterà subito nella, proprio nel campo d'addestramento iniziale quando voi fate il tutorial. Una volta qua ci dobbiamo unire a Bloodhound, questo qui, che ci comincia a dire: ehi sì, devi premere su, giù, destra, sinistra, corri, sì, tutte queste cose strane. Ora devo pure scivolare, ok. Ora che comunque Bloodhound se n'è andato e non romperà più il cacchio, comincia il nostro addestramento. Allora vi mettete, ora io non so perché continuo a sentire sto rumore, non lo so, però dà un po' fastidio sti cazzi. Ora la domanda principale: perché imparare il bunny hop? A che serve? Il bunny hop non è che si fa ragazzi per fare i fighi, ad esempio: oh, so fare il bunny hop, guarda papà faccio il bunny hop, oh mio dio sono forte. No, non si fa così, perché comunque uno può benissimo scendere così e va alla stessa velocità. Invece ragazzi si usa, deve essere un must per quando uno si cura. Ora che cazzo è sto rumore raga, non lo so. Comunque apriamo la capsula, così mi dà le bende. Ok, ora che abbiamo le bende vi faccio vedere perché usare il bunny hop. Allora, siamo feriti, ci dobbiamo curare. Senza bunny hop succede questo, quindi si va rallentati e comunque è veramente difficile non essere colpiti quando uno si cura così a cacchio di cane, in mezzo al nulla. Praticamente uno sta quasi fermo a curarsi e viene shottato. Quindi ragazzi, per annullare questo rallentamento basta fare il bunny hop. Ora vi faccio vedere cosa intendo io per annullare questo rallentamento e poi vi spiego come andarlo a fare. Praticamente siamo qua, scivoliamo, ci curiamo e nel frattempo, vedete, cominciamo a trottellare. Sì, facciamo il bunny hop. Vedete che ho fatto comunque un tragitto molto lungo. E la cosa fondamentale, raga, è che ci siamo curati comunque correndo, camminando velocemente e non rallentando come vi ho fatto dall'inizio. Ora, come si fa il bunny hop? Prima di tutto c'è da andare a cambiare un tasto barra 2 dal nostro mouse e tastiera qua. Allora, si può fare benissimo con lo spazio, solo che io vi consiglio di andare a mettere come secondo tasto in salta, oltre allo spazio, la rotellina o giù o su. Io sono abituato con quella giù, visto che lo facevo pure su Fortnite con la rotellina in giù, in basso. Voi potete mettere pure la rotellina in alto, che va in alto. Ora, cavoli vostri, cioè vedete voi qual è il meglio per voi e va bene. Come secondo tasto da cambiare, io ad esempio avevo l'abbassarsi, quindi l'abbassarsi e alzarsi su questo tasto, quindi io premevo il CTRL e si abbassava. Solo che ho visto che provando a fare il bunny hop ogni tanto si bloccava, perché il tasto, non lo so, va in conflitto e si blocca il bunny hop. Invece ho provato a metterlo sul secondo tasto, che rimane abbassato, quindi dovete per forza tenere premuto il tasto per scivolare. E con questo tasto cambiato non mi si blocca più. Quindi se avete il tasto per abbassarsi su questo sopra e comunque notate un blocco ogni tanto del bunny hop, basta switchare al secondo tasto, al rimani abbassato ed easy. Una volta cambiati questo tasto barra questi due tasti, vi faccio vedere come funziona. Praticamente io non faccio altro che saltare, premere CTRL e dare dei piccoli colpi di scroll, ok? Io non lo spammo, cioè io non faccio con la rotellina sì così, perché secondo me ogni tanto sballa, quindi preferisco non spammarla e dare solo dei piccoli tocchi così. Tocco. Funziona lo stesso, basta tenere il tempo, basta capire quando scrollare la rotellina ed è fatta. Quindi è molto semplice comunque fare il bunny hop, basta che scivolate. Io faccio per comunque destabilizzare di più l'avversario e cambiare direzione. Muovo sempre il mouse a destra e a sinistra ad ogni tocco, per comunque cambiare leggermente il mio corpo, le movenze del mio corpo, per rendere comunque l'hitbox ancora più movibile. Un'altra cosa ragazzi che vi dico è che non c'è bisogno di tenere i pugni, potete benissimo farlo anche con l'arma, così, in maniera molto easy. Quindi non per forza bisogna tenere i pugni. Se ad esempio avete il pompa e avete comunque l'accessorio che vi fa l'ipercarica, basta praticamente scivolare, tenere tenuta la mira, scrollare, fare il bunny hop fino a che non si carica e poi sparare in faccia. Ad esempio faccio vedere come dovrebbe essere utilizzato. Ad esempio siete nell'altura, vedete uno in fondo, cominciate a
fare il bunny hop e sparate in faccia a quello con tutta la ipercarica già caricata, perché basta mirare, pure se comunque scivolate tenendo comunque la mira attiva, l'ipercarica si carica lo stesso. Quindi questo è pure un altro trucchetto per shottare l'avversario con l'ipercarica in movimento comunque, perché senza scivolare uno mira così. Come capite da voi, comunque è lento. Invece se scivolate e fate il bunny hop è molto più difficile hittarvi. Ora vi consiglio inoltre di usare il bunny hop, oltre per quando uno si cura, per essere comunque veloci e non rallentati, pure nelle azioni normali. Ad esempio dovete pushare uno, cominciate a fare sempre il bunny hop, così da spiazzare l'avversario e da rendere comunque la vostra hitbox, il vostro modello di hitbox, sempre più casuale. Capite voi stessi che è più difficile hittare uno che fa il bunny hop rispetto a uno che cammina così dritto. Io ragazzi vi ho spiegato come fare il bunny hop, spero l'abbiate capito. Se ragazzi siete ancora confusi su come farlo, non avete capito un passaggio, un movimento, non capite perché farlo, basta scrivere un commento e io vi rispondo il più veloce possibile. Quindi ragazzi, che dire, se il video è piaciuto tutto un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, condividete ragazzi il video con lo strano, amici, compagni, tutti quelli che volete. Vado in live ogni giorno su Twitch dalle 14 in poi, link in descrizione. Raziv anche su Instagram. Io spero che questo video vi sia comunque servito a capire come fare il bunny hop. Ve l'ho spiegato il più lentamente possibile, dicendovi perché usarlo, come usarlo, perché è meglio usarlo rispetto a non usarlo e altre cose. Quindi Raziv è tutto, bella. Hey, here comes the beast.